Mentre invece qui vivo giornalmente e continuamente quello che è il ti faccio il favore, tu fai un favore a me, io faccio un favore a te. No? Questa cosa tra politici, non voglio fare, no, perché poi andiamo troppo sulle polemiche, però i favoritismi. Bene, sì, scusate, abbiate pazienza, io do un nome perché sono cresciuta con Don Ciotti e col gruppo Abele, mafia. C'è un sacco di gente che si dà tanto da fare, ma c'è tanta mafia. Ok? Boh, diamo spazio ad altri. Vorrei... Prego. Prego. Sì, grazie dell'intervento, io volevo fare, avevo bisogno di fare due o tre interviste, ma facci due o tre domande. Parlo di turismo. Io ho sono detto delle cose d'accordo sbagliate, con no? il Lo dica, collega ho detto delle Battistoni, cose io sono lì che fa sbagliate, 24 comunque. abbia il coraggio che ho avuto io. Sul problema del GAL e sul problema del turismo. Il problema è il GAL. E allora gli faccio una domanda. Il Vereo di Rentale ha ricevuto 540 mila euro di fondi regionali ed europei per il progetto AIVE. Siamo qui a Lugnana, il progetto AIVE aveva l'obiettivo di portare il turismo dalle spiagge al territorio. Noi parliamo di Expo, l'Expo fa 20 milioni di abitanti, di turisti, la costa tra Grado e Jesolo fa 24 milioni di turisti, per cui noi abbiamo un Expo all'anno pronto. Qual è il problema? Portare con questo progetto dove i capifila non erano i comuni dell'entroterra, ma i capifila erano i comuni delle spiagge, e cioè Jesolo, Caorle, San Michele e Concordia per la parte artistica, per la parte culturale. Allora io vi faccio una domanda e te la faccio a te. Tutto quello che hai detto, te l'ho detto nel gazebo, c'è già. Il problema AIVE doveva mettere in pratica quello che avevi detto tu. Fai una, cioè cerca di vedere com'è andato, a parte Porto Gruaro e a parte San Michele, che indubbiamente si sono impegnati, e il resto degli altri comuni non ha partecipato nessuno, per cui vuol dire che l'entroterra non ha proprio nessuna forza o forse nessuna voglia di crearsi turismo. Allora, quando io ho parlato di un piano del turismo in quattro step, in tre step, parlavo di investimenti e nelle pieghe del bilancio ci sono quasi 100 mila euro da utilizzare in quattro paesi mirati. Se noi pensiamo di far crescere questa terra con il turismo delle spiagge, abbiamo già sbagliato tutto, perché San Michele o Bibione o Lignano che sia, prima di privarsi dei loro turisti, guardate che è difficilissimo, anche perché il calo è a due cifre delle loro entrate. Quindi dovremmo sicuramente dargli qualcosa in cambio di pesante e il rientro non sarà così piacevole. Ragion per cui il mio piano era ben diverso ed è i 10 anni persi da questa amministrazione per promuovere il turismo in quattro aree che ho ben detto, dei nostri confinanti, dove ci sono soldi, dove quel tipo di turista cerca la nostra offerta, la pista ciclabile, l'area camper, l'agroalimentare, la cultura. Allora, se non riusciamo a sfruttare quello che abbiamo, a ottimizzare quello che abbiamo, è inutile che poi è uscita 3 settimane fa, solite cose del spot elettorali, trovato l'accordo con San Michele per portare la corrierina degli anziani a vedere Porto Gruaro. Qua possiamo raccontare le fiabe, servono soldi. No, non possiamo, la comunità è tutto bellissimo, però se uno non ha lavoro, la sera non va neanche nella comunità, nel palazzetto ben fatto, a discutere di sociale, perché una famiglia su due è una persona che non lavora. Allora, o portiamo turismo straniero, lo facciamo solo investendo. Allora io vi tiro fuori quello che avevo fatto prima, vedere. Bilancio. Allora, un comune che fa un bilancio del genere, io vi dico di andare a guardarlo, ve la lascio e ve la passate.
Previsione di bilancio 2014, che è quello che vediamo oggi, è l'unico, credo uno degli unici comuni del Triveneto, che alla voce 7 ha stanziato per il turismo 0 euro. Adesso ne stiamo pagando questa cosa qui. Allora non è possibile che chi ha creato i danni adesso dia le ricette. O andiamo a prenderci i turisti stranieri investendo in 100-140 agenzie turistiche, info poi straniere, creando delle collaborazioni con loro per portarli qua. O qui non arrivano, perché Bibione, prima ti piace i turisti, possiamo fare Gal, Yal, Stal. Il discorso è che dobbiamo dargli una contropartita. Con gli stranieri devi solo investire in promozione turistica. Che cosa? Non c'è. A Porto Guaro vi sfido a trovare un opuscolo che comprenda anche dei percorsi turistici per le frazioni in quattro lingue. Non c'è. Hanno fatto gli opuscoli in italiano, speso 3-4 mila euro, non lo so, solo del centro storico, dove li tengono all'ufficio, protocollo degli scatoloni. Sono io che li ho tirati fuori, li ho dati nei miei gazebo. Allora di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che bisogna lavorare seriamente, andare a prendere il turismo straniero, perché è lì che ha soldi. Ma prima di rubarlo alle spiagge, dobbiamo prenderlo, intercettarlo prima che vada alle spiagge. Questo è il discorso. Volevo rispondere alla signora, perché non vorrei che nessuno risponda a quello che ha detto. Ecco, io non per vantarmi, ma grazie all'amico Paolo Scarpa, è da 11 anni che gestisco, diciamo, un ufficio in centro storico. Questo ufficio era politicamente usato, ma soprattutto durante il giorno venivano le persone in difficoltà a porre i loro problemi, cercare di risolvere i loro problemi. Io ho, come quasi tutti voi mi avete visto, io sono sempre rimasto all'interno di questo ufficio a raccogliere queste istanze, le ho sempre portate avanti e piano piano, al di là della tempistica, sono sempre riuscito a concludere il tutto. Oggi, per rispondere anche alla signora, io sono certo, questo lo dico per certo, che se dovessi avere i voti di tutti quelli che ho aiutato, sono già sindaco al primo turno. Ma questo non succederà, perché era gente chiaramente schierata, ma io l'ho fatto in coscienza, al di là del voto. Grazie per avermi. Volevo comune, ma anche inventato niente, puoi darla al pubblico, al bilancio comunale. Che lasciamo parlare. Scusa, dammelo a me, dammelo a me. Volevo anch'io rispondere alla signora. Perché non so se vi è passata tra le righe la parola che ha detto la signora. Ha detto metodo mafioso. Scusate, io come cittadino di Portogruaro mi sentirei anche un pelino offeso, ma ho capito cosa significa cosa ha detto la signora, perché ha detto una cosa effettivamente vera. Non è il termine mafioso del racket eccetera, ma è un termine mafioso di idee, di testa, di modo di fare, di dove c'è da una parte che bisogna aiutare perché da quella parte è quella giusta e dall'altra parte non è mai una cosa giusta. Questo è il limite grande di Portogruaro e questo è quello che noi dobbiamo cambiare, perché se no non cresceremo mai. E anche sull'atteggiamento del turismo, signori, non è detta francamente, non è con grandi progetti che cambieranno i turisti che verranno dal mare a qua o dall'estero a là, perché c'è un semplice motivo, perché non c'è una forma culturale di turismo diversa, che solo negli ultimi anni si è modificata e sta cambiando, e solo adesso, in questi ultimi anni, le spiagge hanno capito che il turismo non è solo andare con la pancia all'aria, ma è visitare Concordia, Portogruaro, Sesto Arrighe e altri paesi, perché quello è una ricchezza. E quando noi faremo questo salto culturale insieme agli altri, non sarà solo una risorsa per il paese, ma sarà una risorsa per tutto il Veneto orientale. Ma prima dobbiamo lavorare sulle teste, solo così possiamo cambiare in meglio. Sì, rispondo anch'io alla signora. Le dico la verità, signora, io non mi sento offesa perché non riesco... Volevo dirle il mio punto di vista. Io non mi sento offesa perché non la sento parte di me. Secondo me, il fare politica dovrebbe essere il massimo della correttezza. Certo. Nel senso che fare politica dovrebbe essere la forma migliore di volontariato. Qui i volontari ce ne sono tantissimi, credo.
e anche tra i candidati sindaco ci sono dei volontari. Fare politica dovrebbe essere mettersi al servizio dell'altro. A me dispiace molto per lei, ma mi creda, la cosa mi è passata sopra. Pensavo si riferisse, le dico la verità, a qualcuno che non c'è qui, che non è qui presente, e io spero che sia così, mi creda. Purtroppo, scusa, te lo posso subito. Purtroppo sta passando una brutta idea che la politica corrisponda al male. Non è vero, non è vero. Qui non è vero, perché l'amministrazione a livello comunale non può essere così, perché deve fare riferimento ai bisogni reali della gente. La gente si accorge se non sei al servizio. Molti stanno dicendo che ci sono delle difficoltà precedenti, c'è qualcosa che non andava. Io credo che non sia più possibile fare una politica scorretta, perché i cittadini se ne accorgono e mandano a casa. Spero. Sì, su questo argomento l'ho messo nella mia premessa ancora 20 giorni fa, ne abbiamo parlato. Quando il potere rimane troppo a lungo, inevitabilmente si accasa. E quindi questo è il problema di base. L'alternanza è l'unico sistema per cambiare le cose. E questo è di qualsiasi, non noi o altri, ma di qualsiasi. E non è neanche per il fatto che l'altra amministrazione abbia fatto male o bene, perché ha fatto delle cose buone. Il problema è che se in Roma repubblicana dopo 2 anni o un anno i consoli cambiavano. La Repubblica Veneta, il doge durava un anno e poi se ne andava. Certamente erano completamente. Soprattutto moriva poco. Comunque sì, in un contesto diverso, ovviamente, questo non è un paragone. Però l'alternanza del potere è la prima regola. È chiaro che quando si creano queste relazioni intime, settimanali, quasi personali, questo non è più politica, secondo me, è qualcos'altro. 2 parole solo sul turismo. Io ho guardato, ho fatto finta di essere un turista norvegese che vuole venire a visitare Portogallo, un corso. Ho digitato su Google Portogallo, è venuto fuori un sito dell'APT nel quale, vabbè, sono andato mezzo chiuso, www.turismoportogallo.it, ho cliccato, Jesolo, Concordia, Eraclea, Bibione. Punto. Di Portogallo neanche traccia. Non esiste un sito turistico web dedicato a Portogallo gestito dal comune, secondo me. Dal comune. Perché purtroppo le altre istituzioni, e non faccio nomi, ma insomma, non si sono mai attivate, volenti o nolenti. E qua mi fermo. No, e c'è prima, se no, è il candidato. No, è prima lui. No, comunque i soliti 30 secondi io non rubo di più per dire 2 cose. È vero, e io concordo con quello che ha detto la signora, credo sia il leitmotiv di tutta la mia serata, però io dico anche che quando si hanno dei ruoli, e io mi rivolgo qua all'amico Giorgio perché sa benissimo di cosa sto parlando, e quando si sanno che ci sono certi comportamenti e certe situazioni e si ha la facoltà di mandare a casa, bisogna avere il coraggio di assumersi la responsabilità e di mandare a casa pagandone il prezzo, per cortesia, perché se no non si viene qua a fare certi ragionamenti, perché io che ho combattuto questa amministrazione per certi tipi di comportamenti con accuse e prefettura, e voi ne siete anche una conseguenza, perché tu sai benissimo che la Corte dei Conti vi ha chiesto sul caso Pigozzo di saldare 130.000 euro, quella denuncia lì l'ho fatta io, quella denuncia lì, e me ne assumo le responsabilità, chiaro? Quindi nella vita ai cittadini, quando li si guarda in faccia, bisogna avere il coraggio di dirgli come ci è comportati per chiedere poi venia o il voto, chiaro, punto. Tornando al turismo, voglio dire l'ultima cosa, scusami Luisa, per quanto riguarda il turismo, io non sono convinto che si deve ragionare ognuno col proprio comune. Non è vero che Caore, Lignano, Jesolo, Bibione, alla fine ognuno va per conto proprio. Bisogna creare una squadra, se non si fa squadra a livello territoriale, di cosa stiamo parlando? Dobbiamo coinvolgere il mondo per poter riuscire a fare squadra. Ci riusciamo? Non lo so, ma bisogna tentare con tutte le forze. Grazie. Bravo.
evitiamo polemiche, abbassiamo i toni e comunque sono le 11:10, abbiamo 20 minuti. La prossima risponde, abbassiamo i toni comunque. Allora io cercherò di abbassare i toni, però dopo quello che ho sentito mi verrebbe voglia di alzarli. Faccio la domanda, prima non mi ero accorta che si cominciava dal 5, non mi ricordavo più e quindi sono stata invadente. La domanda era a voi di Lugugnana, io sono andata via da questa scuola, dalla scuola di Lugugnana, dalla scuola media nel 78. All'epoca c'erano a Lugugnana un cinema 200, una discoteca Luna 72 e una discarica. Vorrei sapere, in tutti questi anni, siccome io sono solo insegnante stata, non ho fatto politica, in questi anni i politici che cosa hanno fatto per Lugugnana? Perché è chiaro che voi adesso lo chiedete a me, che sono ancora insegnante, ma forse sarebbe il caso di chiedere di più o di aver chiesto di più prima. Perché se questo è quello che mi ritrovo anche adesso, vuol dire che qualcosa non è funzionato. Allora è inutile venire qua a fare i capponi di Manzoni. No, perché è inutile che vi scambiate le responsabilità. Io no, sicuramente non sono stata responsabile, che per 43 anni ho cercato di dare il mio contributo. Però qui sembra che ancora queste tre cose siano. Dopodiché starei anche attenta ad altro. Starei attenta a dire dallo Stato non ci arriva più niente. Dobbiamo guardare all'Europa. Perché se noi siamo in queste condizioni è anche grazie all'Europa. Le regole che vengono fatte non sono regole che decidiamo noi, purtroppo. Allora bisognerebbe riflettere, cominciare a capire che tipo di politica facciamo qua in Italia, se questa politica ci porterà alla rovina ancora di più di quello che ci ha portato fino adesso, perché voi parlate anche di unire i comuni sotto certi aspetti, ma quando noi abbiamo visto che quando noi riorganizziamo, facciamo le riorganizzazioni o le unioni, si licenziano le persone, queste persone devono mangiare alla sera e vogliamo capire che lavoro dobbiamo dare a queste, altrimenti questi vanno a rubare, per forza vanno a rubare, non sanno cosa mangiare alla sera. Quindi bisogna starci attenti, bisogna, ripeto ancora, ricordare la nostra Costituzione che dice che è fondata sul lavoro, quindi la Repubblica dovrebbe darcelo in parte. Ultima cosa alla signora. Mi chiedo in che altro modo potrei definire certi comportamenti. Tutti abbiamo sentito dire che nelle frazioni, e non solo nelle frazioni, ci sono i voti di scambio, tutti li abbiamo sentiti, anche rispetto a certe associazioni e anche rispetto a certe organizzazioni interne. Li abbiamo sentito dire, ma quello che a me fa più specie, mi fa veramente grossa specie, è il fatto che di sentirmi dire che purtroppo siamo costretti ad accettare un inceneritore perché altrimenti perdiamo i posti di lavoro. Io qua lo chiedo a tutti voi, anche voi che siete stati in comune a Portogruaro. Io mi domando, quando io ho fatto la richiesta per l'istituzione del registro dei tumori, nessuno di voi ha firmato. Nessuno di voi ha firmato. Io mi chiedo, quando ho invitato qui il dottor Montanari e quando il sindaco ha fatto una promessa, quanti di voi che siete stati in consiglio comunale avete detto sì, quella promessa va inverata? Nessuno ha parlato, nessuno. Quando si dice, ma pubblicamente nessuno ha firmato, quando io ero fuori coi banchetti, estate, inverno, caldo, freddo, eccetera, sotto la pioggia e tutti ridevano, e anche a camminare, donna sandwich. Siamo a 4 minuti, per sì. Piacere. E beh, ma loro hanno parlato anche 2-3 volte. Quando io ero lì e ho fatto la richiesta di cambiare il regolamento sul volantinaggio per dare a tutti la possibilità di volantinare, non c'era nessuno. Che cos'è questo se non atteggiamento sbagliato? Se non atteggiamento opaco? Perché la libertà di parola deve essere data a tutti. A tutti in origine. Allora, penso che questa settimana comincio ad avere qualche problema di identità, perché da una parte mi sono arrivati una svaganata di articoli in cui ero cattivo, cinico, perché ho portato fuori dei fuoriusciti, eccetera, eccetera.
Da questa parte mi dicono che non ho mandato a casa l'attuale amministrazione perché dovevo fare il lavoro sporco che non hanno saputo fare loro, che erano sempre divisi in minoranza e all'interno della minoranza c'erano persone che puntualmente uscivano, ed è la verità, uscivano quando c'era da votare contro. Lo stesso gruppo di minoranza si è diviso in tre volte. No, è la verità. Basta per piacere. Rispondo, andate a prendere i dati e vedete. Se allora non sono usciti, servono assenze pilotate. Ecco, bene, allora. Comunque, avrà non ero io. E neanche il gruppo che mi sostiene che doveva fare quello che in teoria un'opposizione vera doveva fare il gruppo di minoranze, perché mi sembra abbastanza chiaro su questa cosa qua. Si possono prendere strade diverse, avere progetti diversi, ma in quell'occasione avevo un mandato dagli elettori che ho voluto rispettare fino in fondo, con coerenza e con un certo modo di stile, e qui anche le altre persone che ora mi sostengono. Se dopo lei ritiene che io abbia detto il falso, sono felice per lei, io non sono d'accordo. Comunque, non è vero, molte volte c'erano delle assenze pilotate e sappiamo bene che era così. Penso che questa comunque sia una discussione che in questo momento non interessa alla gente, per il semplice motivo che va fuori. Non dovevo fare io quella guerra, è abbastanza chiaro questa cosa qua, perché ero all'interno, avevo un mandato all'interno di una determinata espressione di voto. Quindi questo era un lavoro che doveva fare la minoranza e per questo adesso noi abbiamo proposto un progetto diverso di governare che non si fermi a queste cose qua. Benissimo, e va bene. Secondo passaggio.